Mirko, partiamo da quella standing ovation al momento della tua sostituzione, forse è il momento più emozionante, nonostante qui sei stato 6 anni. Tornare qui è sempre, al di là del calcio, comunque è sempre qualcosa di speciale, poi la gente mi vuole bene per fortuna, quindi ricambio perché questa città merita tantissimo. Alla vigilia hai detto se segno non esulto, non hai segnato neanche... però la vittoria del Teramo poco ti ha fatto piacere? Ma li poco, seguo poco. A distanza, dai, cioè nel senso comunque è una squadra che quando vince mi fa sempre piacere, perché tralasciando, come ho detto, il calcio, poi quasi parla di altri aspetti che solo provandoli con la standing ovation, con l'applauso, col saluto di tutta la gente puoi capire. Prima abbiamo parlato con il mister Pavanel, ci ha detto probabilmente il salto di qualità questa Triestina deve farla fuori casa. Sì, sono i punti che ci mancano, dai, la classifica ci sorride, però se l'obiettivo è qualcosa di enorme, di grandissimo, dobbiamo fare punti anche fuori casa. Ed è quello l'obiettivo? Per il momento no, perché fino a quando non si fanno punti fuori casa, ambire a qualcosa di più è quasi impossibile. Vista la classifica, ti aspettavi di trovare questo Teramo? Sinceramente sapevo di trovare questo Teramo, mi aspettavo forse qualcosina in meno, però i ragazzi hanno fatto una prova eccellente, quindi complimenti al Teramo.